Bene, siamo live per la prima volta sulla nostra pagina di Risveglio e Consapevolezza di Facebook. Intanto ne approfitto per ringraziare tutte quelle persone che stanno seguendo questa pagina perché proprio oggi siamo arrivati a 2000 iscritti. Quindi, grazie. Grazie, grazie. Ciao, ciao Alessia, Alessia Valentini. Ciao! Bene, bene, con lei ci siamo incontrate casualmente, diciamo, proprio qualche giorno fa. Ok, allora, abbiamo deciso di fare questa diretta insieme a Filippo, proprio per parlare della frase che porta il titolo fondamentalmente, cioè che l'unica via di uscita è dentro noi stessi. E oggi vogliamo un po' cercare di farti comprendere che cosa significa questa frase e aiutarti a trovare davvero questa via d'uscita all'interno di te stesso. Per chi non ci conosce, io mi chiamo Deborah Opicelli, mi occupo di benessere a 360 gradi da sempre e aiuto tutte quelle persone che vogliono far uscire la parte vera, autentica di loro stesse. E Filippo ha iniziato anche lui questo percorso insieme a me e infatti entrambi siamo i creatori di Risveglio e Consapevolezza, che è anche il nome del nostro sito, poi vi metteremo qua sotto tutti i dettagli. Esatto, abbiamo creato sia il sito che la pagina Facebook. Da un mese neanche è uscito il nostro libro, che si chiama Dal caos alla libertà, di cui accenneremo anche durante magari la live. E niente, noi siamo al servizio di chi vuole un po' crescere, non a livello personale, ma anche, cioè, non solo a livello personale, ma anche e soprattutto spirituale, di andare oltre tutte le proprie credenze, i propri blocchi e iniziare a vivere davvero la vita in un modo più fluido e più libero. Per riuscire a farlo davvero, quello che dobbiamo fare nel momento in cui ci rendiamo conto di voler iniziare a fare un lavoro su di noi è appunto l'andare ad iniziare ad osservare all'interno e non più all'esterno, come solitamente fa la maggior parte delle persone. Anzi, in realtà, serve anche guardare all'esterno. Guardando all'esterno possiamo comprendere quello che abbiamo all'interno, quindi possiamo comprendere le dinamiche che crescono dentro di noi e che vanno a muovere e a creare la nostra realtà. Se sei in questa pagina, se ci stai seguendo, probabilmente sei già nel mondo della crescita personale, di quella che viene chiamato mondo New Age. Ecco, e in questo mondo probabilmente avrai sentito parlare della famosa legge di attrazione. Ecco, questa famosa legge di attrazione, se viene vista da una prospettiva un po' più elevata, non è tanto il chiudo gli occhi e visualizzo il Ferrari, ma è più io vado ad attrarre quello che all'interno vibra della stessa frequenza. Quindi quello che posso osservare dell'esterno, mi può servire e mi può aiutare a capire quella che è la mia vibrazione interna, quella che è la mia emanazione. Io e Filippo ci occupiamo di coaching, di consulenze, quindi guidiamo le persone proprio al passare da uno stato di caos, come appunto dice il nostro libro, a uno stato di libertà. Quello che è importante all'inizio comprendere è proprio che cosa non ci permette ancora di essere totalmente liberi, di sentirci totalmente liberi. E quello che maggiormente non ci permette di essere davvero liberi sono i nostri condizionamenti. È quello che possiamo chiamare ego. Che cos'è questo ego? L'ego è ciò che noi crediamo di essere fondamentalmente. Quello che abbiamo costruito nel corso degli anni, dall'infanzia ad oggi, ed è tutto quell'insieme di credenze, di bisogni, di condizionamenti esterni che abbiamo assorbito, li abbiamo fatti nostri, creando una personalità. Ecco, il lavoro che noi andiamo a fare, seguendo le persone, è proprio l'aiutarle a comprendere che loro non sono quella personalità.
Perché la disidentificazione dalla personalità è il più grosso salto che tu possa fare e questo salto ti porta a connetterti con tutto ciò che realmente sei. Finché credi di essere la personalità, non riesci a permettere di manifestare quello che realmente sei. Esatto, non si tratta, posso? Non si tratta proprio di credere di non essere l'ego, quindi adesso noi ti diciamo, guarda, tu non sei l'ego, non sei la personalità, allora adesso che hai compreso puoi liberartene, no? Non è un'informazione che tu devi ricevere, quindi devi sapere, ma è bensì una scoperta, è una comprensione che noi che te lo diciamo può essere come un piccolo seme, che magari in te adesso fa venire qualche dubbio. Ma deve essere una scoperta che poi viene da te stesso. Quindi col passare del tempo, iniziando a osservarti, tu puoi capire che in realtà non sei mo appunto il tuo ego, che in realtà è l'insieme delle informazioni che tu hai registrato con la tua mente, conscia e inconscia, da quando sei nato fino adesso, e che quell'insieme di informazioni ti dice che tu sei questo, che l'esterno è quello e che la vita è quest'altro. Quindi andando oltre quel buco della serratura che noi chiamiamo mente, dal quale noi cerchiamo di vedere quello che riusciamo a vedere da quel buco della serratura, allora è come se apriamo, spalanchiamo la porta e riusciamo a vedere quello che è il tutto. Quindi il mio consiglio è anche quello di usare un po' la mente logica per andare oltre la logica. Come dice Einstein, la mente razionale, quindi la mente logica, è un servo e il padrone è la mente intuitiva. Quindi già se qualcuno conosce la fisica quantistica o comunque le scoperte della scienza moderna, beh, dice che in realtà qualsiasi corpo, che sia il nostro o un oggetto, qualsiasi cosa ha una forma ben definita, ma ha un campo magnetico che si estende all'infinito. Okay, quindi già questo ti pone il dubbio, ma che significa avere un campo magnetico che si estende all'infinito? Quindi questo oggetto, questo mouse è qui, ma in realtà la sua vibrazione si estende all'infinito. Ogni cosa si estende all'infinito, quindi ogni cosa è l'infinito stesso, quindi è tutto collegato, cioè andando magari apprendendo gli insegnamenti orientali, tutto è uno, si collega benissimo senza nessuna base scientifica. Riusciamo a capire che, ok, noi abbiamo questo corpo, ma questo corpo per respirare ha bisogno dell'aria, ha bisogno di un ossigeno che c'è nell'aria, che viene dato dall'albero, che a sua volta si nutre dalla nostra anidride carbonica. Quindi noi crediamo che c'è un soggetto, c'è l'io, c'è l'albero, ma in realtà è tutto l'universo che comunica e interagisce, è interdipendente. Quindi attraverso anche queste piccole conclusioni logiche, possiamo andare a intuire quello che è veramente il mistero dell'universo, che funziona anche, cioè, senza una piccolissima parte di questo universo, non potrebbe esistere l'universo stesso, per assurdo, no? Quindi sono scoperte, sono intuizioni che vi devono venire dal profondo, e in realtà se sono vere scoperte, bastano solo quelle, perché una volta che tu ti disidentifichi, come dice il Buddha, se sai che sei solo di passaggio, ovvero in questo corpo sei solo di passaggio, non puoi permetterti di discutere, non ti va più di discutere, cioè di fare problemi, di creare problemi, di attaccarti ai problemi e a quello che ti succede. Se nel frattempo avete qualcosa da chiedere, da aggiungere, non esitate a scrivere nei commenti, siamo qui proprio a disposizione stasera. Esatto, se potete fare domande, chiarimenti, dubbi, anzi, prendiamo come spunto per camminare un po', perché diciamo, andiamo un po' a flusso, ecco. Sì, stiamo andando molto a flusso. Ciao Ecco, Mirko. ciao, benvenuti. Ecco, mi collego al discorso del discutere, no? Quindi quante volte noi magari ci concentriamo su un fastidio o su una nostra credenza e allora iniziamo a discutere, iniziamo a combattere per quella cosa che noi crediamo, che noi pensiamo e così via. Ecco, tutto questo è dato da un'identificazione
con la nostra personalità, cioè nel momento in cui noi lo facciamo è perché in quel momento stiamo difendendo quello che noi crediamo di essere, quindi i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre credenze e così via. Il punto è che noi non siamo tutto questo, il punto è che noi stiamo usando determinati pensieri, stiamo provando determinate emozioni, ma chi prova i pensieri e chi prova le emozioni è quell'osservatore che nel momento in cui viene attivato, quindi nel momento in cui noi entriamo nel ruolo dell'osservatore, ci andiamo a disidentificare con quei pensieri e con quelle emozioni. Perché è importante farlo? Perché nel momento in cui lo facciamo, allora da lì parte quello che possiamo chiamare libero arbitrio. Allora da lì davvero iniziamo ad essere liberi da queste dinamiche, perché finché noi siamo all'interno di meccanismi mentali, di pensieri, e diciamo ad esempio io sono Deborah e sono così, oppure io sono Deborah e sono una persona che spesso prova l'emozione di rabbia o di tristezza, oppure io sono Deborah e la penso così su questo, questo e quest'altro, io in quel momento mi sto identificando, sto mettendo delle etichette a me stessa. E mettendo queste etichette si va a creare un attaccamento. Questo attaccamento, come dice il Buddha, è l'origine della sofferenza. Perché se io sono attaccato, non posso seguire quel fluire della vita che è un cambiamento costante. Nel frattempo, vediamo se. Perché io devo aspettare un attimo per vedere tutti i commenti. Ce li ho io davanti, li ho appena messo video. C'è Mirko Castelli che dice: oggi ho comprato il vostro libro, spero mi sia illuminante. Allora ti rispondo io dicendo prima di tutto che quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Quindi se hai deciso di prendere questo libro e che magari sei pronto a ricevere determinati, tra virgolette, insegnamenti, umilmente insegnamenti, soprattutto è una cosa che devi volere tu. Quindi, per quanto possa essere illuminante un libro piuttosto che un altro, nel momento in cui tu sei pronto a ricevere certe cose e a voler cambiare, allora sì che sarà illuminante per te. Esatto, perché quello che fa proprio la differenza è poi il mettere in pratica tutto quello che noi a livello teorico inizialmente impariamo. Ciao Luca, benvenuto. Qua c'è il mio amico Luca che non a caso è bravissimo nel mettere la teoria nella sua mente, però poi a livello pratico, scherzo. Comunque, perché questo? Perché noi inizialmente impariamo un qualcosa a livello teorico e magari quel qualcosa ci piace anche tanto, ci risuona, lo sentiamo in noi. Il punto è che poi siamo attaccati a delle abitudini e siamo attaccati ad un'identità, appunto, come dicevamo prima. Quindi nel momento in cui noi magari leggiamo un qualcosa, ascoltiamo dei video, ascoltiamo questa diretta e ci risuona, cioè c'è una parte di noi che sente che è vero quello che stiamo dicendo. Però poi quando si chiude la diretta, quello che fa la differenza è il mettere a livello pratico, è il mettere nel nostro quotidiano quello che abbiamo imparato nella teoria. Ed è la stessa cosa che andiamo a fare poi, soprattutto per chi leggerà questo libro, che tra l'altro ce l'ho qui, nel caso La Fallo vedere, libertà. faccelo vedere. Bello, bello. Pensate che io non l'ho visto, non ancora. Sono qui, sì, lontano e lo sto vedendo da schermi, però va bene, Sì, dai, questa diciamo che non pizza l'ha ancora toccato. fa parte della perfezione. Non sono ancora pronto. Ecco, e tra l'altro all'interno del nostro libro ci sono proprio degli esercizi pratici, proprio per tornare al discorso che stiamo facendo. Sì, Perché è vero che. Vai, vai. senza spaventarvi, perché spesso amici pratici uno dice: oh, cosa devo fare? Sono esercizi, sono domande, sono auto-osservazioni che devi fare, quindi niente di molto sforzo, anche perché io proprio personalmente non sono molto per lo sforzo, ovvero non sono molto nel dover fare dei lavori, qualcosa di impegnativo per poi liberarti da qualcosa. Io sono più che seguo un po' la strada della comprensione, quindi usare la mente anche per andare oltre la mente,
di usare la mente per osservare me stesso e quindi, diciamo, andare al di là. Esatto. Tra l'altro, tra una settimana precisa, vi diamo un'anteprima, abbiamo deciso di far partire un percorso che durerà per tutto il mese di giugno. E abbiamo pensato a un percorso di coaching collettive. Perché? Perché in questo periodo in particolare, non so se è stato il momento della quarantena o cosa, stiamo facendo davvero tante tante coaching e l'idea che ci è venuta è stata quella di fare proprio una sorta di percorso. Noi sia in Thailandia sia in Italia abbiamo fatto dei percorsi di crescita personale, di coaching con le persone. Quindi in Thailandia sono venute proprio delle persone, sono state 1 mese, 2 mesi, hanno fatto del lavoro su loro stesse. E quello che vogliamo fare in questo mese di giugno è fare la stessa cosa online, in modo che tu che stai guardando tranquillamente a casa tua, ti colleghi al martedì sera e fai queste sessioni di lavoro su di te. Che cosa c'è all'interno di queste sessioni? C'è l'andare a ristrutturare quella parte di noi che ancora ci limita, ci blocca, ci condiziona, non ci permette di far uscire a pieno la nostra energia vitale, la nostra essenza divina, la nostra essenza pura. Perché? Perché è coperta, appunto, come dicevamo prima, da condizionamenti e da quella che possiamo chiamare sofferenza. Che cosa abbiamo deciso di mettere in questo percorso? Abbiamo deciso di mettere quelli che sono fondamentalmente i maggiori lavori che vengono fatti in coaching. Uno dei lavori che va a toccare di più e che va in qualche modo a smuovere di più a livello interiore è lavorare proprio sulle emozioni. Perché attraverso le emozioni noi possiamo capire quello che dietro ci sta muovendo, quelle che possono essere le nostre ferite, quelli che possono essere i nostri traumi, i nostri blocchi, e di conseguenza lasciarli andare. Il lavoro di presenza è un lavoro, da quello che posso dire attraverso la mia esperienza, che è fondamentale sia all'inizio sia costantemente quando entriamo in questo mondo. Quindi è l'inizio e la fine del lavoro su di sé, possiamo dire. Nello stesso tempo, credo che la nostra mente abbia bisogno di avere delle comprensioni di determinate dinamiche che si vivono nel momento presente. Vi faccio un esempio. Se io oggi provo un fastidio, provo un malessere emotivo, provo un'emozione che possiamo chiamare negativa, e io cerco di stare nel momento presente, cerco di stare qui e ora, è vero. Nello stesso tempo, anche la mia mente, in qualche modo, cerca delle risposte, vuole capire. Posso o fare un enorme salto e andare oltre la mente, bypassare tutto questo passaggio, oppure, step by step, andare a comprendere e andare a creare una sorta di puzzle mettendo insieme dei tasselli. Perché nel momento in cui questo puzzle è stato creato, io lo posso lasciare andare con più facilità e con più fluidità rispetto al punto interrogativo che potrei avere all'inizio. Vi faccio un esempio. Se nella mia vita, ad esempio, attraggo sempre la stessa dinamica, sempre la stessa tipologia di persone, o provo sempre una forte emozione negativa come rabbia, tristezza, paura, senso di colpa, ansia e così via. Ecco, l'andare a comprendere da dove nasce questa determinata emozione mi porta intanto a non identificarmi più con essa, perché finché io non comprendo che quell'emozione non è mia, rischio di etichettarmela addosso e quindi dico, io sono Deborah, una persona che si arrabbia spesso. Ad esempio, ok? E quindi mi sono messa un'etichetta. Io penso che quella è una mia caratteristica. Nel momento in cui invece vado indietro e comprendo che magari quella caratteristica io l'ho presa da mia madre o da mio padre o comunque nell'infanzia, allora già mi rendo conto che non è mia, che
che non è vera e che non è reale. Comprendendo questo, mi posso disidentificare da essa. Luca scrive: come mai ci sono momenti in cui mi sento libero da zavorre e altri momenti che devo to che torno ad averle? Allora, come posso dire, è una piccola barzelletta. Come sembra la barzelletta di quei due carabinieri, dove sembra che ad un tratto non funziona più una freccia, se non sbaglio. Allora, sono in due in macchina. Allora, uno esce e dice: fammi vedere, fammi controllare se funziona. Allora dice all'altro: allora io sono uscito, allora attiva la freccia, il carabiniere la attiva, e quello fuori dice: funziona, no, adesso non funziona. O adesso funziona, ma adesso non funziona. Non è lo stesso meccanismo con cui funziona l'essere liberi o meno, cioè non è che certe volte funziona e certe volte non funziona. Probabilmente l'intensità di qualche momento non ti tocca come magari l'intensità di un altro momento dove ti senti ancora attaccato, ancora che questa zavorra, questa emozione dinamica, eccetera, ti prende, insomma. Quindi, innanzitutto, bisogna aprire una parentesi, che è l'accettazione. Quindi, invece di iniziare a dire io devo essere libero da quello, devo essere libero da quell'altro, innanzitutto il potere dell'accettazione è qualcosa di veramente potentissimo, perché anche il titolo che dice che l'unica via di uscita è dentro di sé, significa che quello che è esterno è un riflesso dell'interno, quindi non c'è differenza tra interno e esterno, non c'è differenza tra me e te, non c'è differenza tra in tutto l'universo, quindi l'universo è uno, sei solo tu, quindi qualsiasi cosa tu non accetti, in realtà non stai accettando te stesso. Non stai accettando tutto l'universo. Quindi anche se qualcosa ti è difficile, cioè non ti rende libero, innanzitutto cerca di praticare questa accettazione, che non è proprio qualcosa che devi praticare, ma è una comprensione che devi avere già quando comprendi quello che ho appena detto, che in realtà tutto è uno, quindi non c'è nessun nemico, non c'è nessun altro. Quindi inizi già a praticare questa integrazione. Questa integrazione fa sì che in realtà, a dirla breve, molte cose che ci accadono, molte zavorre anche passate, si ripetono e succedono proprio per farci comprendere delle cose che, quando le comprendi, praticamente non accadono più. Ma non perché ti sei liberato da quella zavorra, ma perché hai compreso che non hai bisogno di queste zavorre, hai compreso quello che le zavorre ti volevano far comprendere. Vuoi aggiungere Angela qualcosa? scrive. Ok. Allora, per quanto riguarda Luca, Alla sì, sua, okay. ok. Allora, penso che sia anche un processo naturale nel momento in cui inizi a fare del lavoro su di te, il fatto che ci sono delle fasi e ci sono dei momenti dove veramente siamo presenti, siamo centrati e siamo connessi con ciò che realmente siamo e allora ci sentiamo liberi da queste zavorre. Poi è come se avessimo ancora delle ferite che in qualche modo stanno guarendo, ma ancora un po' ci sono. Vi è mai capitato sul vostro corpo di farvi delle ferite che magari stavano guarendo o sono quasi guarite, ma ancora un pochino ci sono e se le scontrate ancora un pochino vi fanno male? Ecco, nel nostro inconscio funziona esattamente la stessa cosa. Quindi magari io mi sento guarito perché effettivamente sono guarito da quella ferita che ho preso, ma è ancora un po' debole. Ok? È ancora un po' da tenere a bada, da tenere in uno stato di cura, ecco. Quindi stai presente anche quando appunto senti che potrebbe toccarti, come se avessimo dei bottoncini, e senti che quella ferita ti è stata toccata di nuovo, nel momento in cui tu lì, con le consapevolezze che hai acquisito, sei presente e la osservi, allora poi gli dai l'ultima cura di cui ha bisogno e la ferita si rimargina completamente. Fatto. Angela invece dice: ansia e rabbia, le conosco bene, vorrei riuscire a salutarle per sempre. Benvenuta, Angela.
Allora, diciamo che la rabbia, da quello che ho visto lavorando con tante persone, è sempre una conseguenza di altre due emozioni, o paura o tristezza. Diciamo che la rabbia è sempre un po' una conseguenza di reazione di una sofferenza primaria, cioè difficilmente potete vedere un bambino di 2 o 3 anni arrabbiato. È più facile che lo vediate spaventato o triste. Man mano che il bambino cresce, a quel punto smette di per sopravvivenza, glielo crea proprio il suo ego per sopravvivenza, smette di provare magari determinate rappresentazioni di fragilità a livello egoico e trova la soluzione nello sfogarsi attraverso la rabbia. Infatti, Angela dice ansia e rabbia, e l'ansia è sempre una conseguenza data dalla paura. Quindi, quello che sarebbe importante fare, Angela, è andare a comprendere quello che la rabbia e l'ansia copre. Ed è proprio quello che andremo a fare nelle prossime serate che faremo queste coaching collettive. Cioè non sarà soltanto una chiacchierata come quella che vedete stasera, ma sarà un dialogo interattivo dove vi metterete proprio a lavorare. Ok, posso aggiungere qualcosa? Certo. Perché questa frase "vorrei riuscire a salutarle per sempre" dice molto, cioè dice che finché tu vuoi riuscire a salutarle per sempre, quest'ansia e questa rabbia continueranno a essere presenti nella tua vita, semplicemente perché sei in conflitto. Quello di cui ho parlato prima, dell'accettazione, accettare non significa ok, ti rassegni. Devi accettare e devi subire poi sempre sta rabbia. No, nell'accettare tu non dai più energia al combattimento, non dai più energia alla resistenza, le cose vanno così, ma io voglio che vanno in un altro modo. E già questo è forse tutta la comprensione di cui hai bisogno, per cui questa rabbia e questa ansia inizieranno da sé a perdere energia. Poi magari man mano puoi scoprire anche delle dinamiche, cos'è che ti fa creare quella rabbia, cos'è quell'ansia, però il voler andarci contro, il voler riuscire a salutarle per sempre, in realtà è un ottimo metodo per continuare a tenerle attaccate, perché molto spesso queste dinamiche servono proprio per farti fare delle comprensioni, per imparare ad accettare, perché l'accettazione del presente, in realtà se tu accettassi il presente sempre, è già finito, puoi già chiudere tutto, non serve fare nessun lavoro su di te, né leggere nessun libro, non devi fare nient'altro. Mentre il voler riuscire a superare è proprio il contrario, quindi fa sì che rabbia, ansia e tutto il resto siano presenti per farti comprendere appunto questo. Ci E sono altre l'accettazione domande? la possiamo. Vai, no, vai avanti. Come? No, 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 continua. L'accettazione la possiamo collegare ad un'altra bella parola che è perdono. Perdono in primis verso noi stessi, perché lo vedo proprio facendo le coaching alle persone, alla fine crediamo di voler perdonare o di dover perdonare un genitore, un parente, qualcuno dell'infanzia e così via. E poi invece ci rendiamo conto che alla fine chi davvero in primis non abbiamo perdonato siamo proprio noi. Quindi noi, le scelte che abbiamo fatto nella nostra vita, le dinamiche che abbiamo attratto, le persone con cui siamo stati, gli atteggiamenti che abbiamo avuto, i rimorsi, i rimpianti, ecco, tutto questo va a creare un cumulo di non accettazione verso noi stessi, che ci allontana da quell'amore incondizionato che invece è la nostra essenza pura. Quindi un altro dei lavori molto importanti da fare su se stessi e che andremo a fare è proprio il processo di perdono. Perdono inteso proprio come l'etimologia della parola dice, per dono, comprendere il dono,
comprendere il dono e l'innamento di quell'esperienza, di quella cosa che è successa, di quel comportamento, il dono di quella persona, perché poi è vero, dobbiamo perdonare noi stessi, ma poi è anche importante perdonare chi apparentemente ci ha fatto soffrire, chi apparentemente ci ha fatto soffrire, in realtà. Ricordatevi che non ha mai fatto soffrire voi davvero, ha fatto soffrire la vostra personalità, perché sono solo le personalità che si attaccano, che possono ferirsi, che possono farsi del male. L'anima guarda, sorride e è d'accordo con l'altra anima, e con tutte le esperienze che vengono fatte poi insieme. Assolutamente. Mirko Un'altra cosa da dice: comprendere, ah, vai. sì, è che per quanto riguarda il perdono, è che comunque non esistono carnefici. In realtà tutti i carnefici, quindi tutti coloro che credete che vi abbiano fatto del male, in realtà sono solo vittime. Qualsiasi vittima può o comprendere e accettare e lasciare andare, o può crearsi una protezione con cui attacca per far sì di non essere più vittima. Quindi spesso il carnefice è la prima vittima, la più grande vittima, più male gli ha fatto e più vittima è lei stata di qualcosa. Quindi già questa piccola comprensione in te fa sì di non prendertela con gli altri, anche perché se vogliamo proprio risalire di ottave, come ho detto prima, è comunque l'hai creata tu, cioè l'hai creata questa cosa per comprendere qualcosa, qualcosa che ti è caduta da nel passato, nelle vite passate, per chi crede nelle vite passate. Quindi, diciamo, il perdono serve proprio ad andare oltre ed è nel vedere che questo l'hai creato tu e non c'è nessuna persona cattiva, perché questa è una cosa difficile da accettare, perché molti si cullano da questo fatto che ci sono persone cattive che fanno delle cose cattive e noi non ci possiamo fare niente. Sì, tornando al discorso del siamo tutti uno, quello che ci va a toccare all'esterno, quindi se in particolar modo senti fastidio verso una tipologia di persona o verso un determinato comportamento e così via, quello che consiglio sempre di chiedersi è: ok, quale parte di me rappresenta questa persona? Perché se non ci andasse a toccare qualcosa di interno, ci sarebbe indifferente, sempre. Quindi se ci tocca è perché va a toccare qualcosa all'interno. Quindi il comprendere anche questo ci porta a una sensazione di leggerezza, perché nel momento in cui, vi faccio un esempio, nel momento in cui vedo una dinamica di mia madre, ecco, adesso che sono in Italia che ne vedo un sacco. Se io vedo soltanto la dinamica di mia madre, posso sentire un fastidio. Se vedo che invece quella dinamica di mia madre rappresenta una parte di me, magari una parte esagerata, una versione estrema di me, ma comunque va a rappresentare una parte non tanto di me, della mia personalità, ecco, mi correggo. Allora a quel punto vado intanto a ristrutturare un atteggiamento che se non l'avessi visto all'esterno non lo potrei vedere e osservare bene all'interno. E poi mi rendo conto che qualunque dinamica l'altra persona possa compiere è sempre mossa da una mancanza del suo libero arbitrio. Quindi la persona che possiamo definire brutta e cattiva è sempre condizionata da un qualcos'altro. Lui sei dice siamo vittime di altre vittime. Perché? Perché quella persona un tempo era un bambino ed era un bambino probabilmente spaventato, triste, con soltanto bisogno d'amore che forse non ha ricevuto. Quindi Sì. quando la vediamo con quest'ottica, tutta la rabbia perde energia. Se non perde energia è perché è molto radicata e allora è importante fare un lavoro più profondo. Mirko dice: per agire sull'inconscio non bisogna lavorare con le regressioni. Esatto, infatti è la maggior parte della tipologia di lavoro che faccio. Quindi
nel 90% dei casi, quando faccio sessione di coaching, faccio chiudere gli occhi. Perché il far chiudere gli occhi fa sì che la persona bypassi tutta quella mente che controlla, giudica, risponde in base al suo piacimento e così via. Cioè, se noi facciamo una chiacchierata, tu fondamentalmente potresti dirmi quello che fa comodo al tuo ego dirmi. Mentre se tu chiudi gli occhi e lasci spazio alla tua parte più profonda, viene fatto un salto enorme, quindi è una grande accelerata. Quello che dice Mirko è Il fatto che vero. dici che non riesci a... Ecco, Posso? infatti, sì. Dico, il fatto che dice Mirko è vero, cioè per agire sull'inconscio non bisogna lavorare con le regressioni. È vero, ma non è assoluto. Ovvero, è vero per chi mediante le regressioni riesce a lavorare su di sé, a fare dei passi avanti, ma c'è gente che lo ha fatto praticamente senza mai fare nessuna regressione nella sua vita. Io proprio tu scrivi, io non riesco ad andare in ipnosi, ho troppo controllo mentale. Bene, questa è la stessa cosa mia. Io, nonostante ci abbia provato anche Deborah, non ho mai sperimentato una regressione o un'ipnosi, però ho praticamente un altro metodo di magari riuscire a lavorare su me stesso. Ed è quello di cui ho parlato prima, cioè le comprensioni e soprattutto l'autosservazione, quindi il potere di essere in presenza e osservare tutte le dinamiche della mente, le cose che mi succedono, e essere sempre centrati, sapendo e avendo scoperto che qualsiasi cosa ci accade, la creiamo noi ed accade per noi. Quindi non sei più la vittima, non sei più in preda al caos, per citare il nostro libro, non sei più in preda al caos, ma la tua vita diventa un porco giochi alla fine. Non sei più, è come se guardi un film, non sei più identificato, non sei identificato nel protagonista, nelle sue emozioni, eccetera. Puoi vederle, puoi vedere che lui soffre, puoi vedere che lui è felice, però rimani sempre a un certo livello di distanza. Quindi sì, le regressioni sono molto utili, però diciamo, non è una cosa nel cammino verso la verità. La strada verso la verità è una strada senza sentieri. Quindi per qualcuno può essere, mediante la meditazione ogni giorno, arriva a essere libero, qualcuno mediante le regressioni, l'ipnosi, eccetera, qualcuno mediante un altro tipo totalmente opposto, che ne so, devozione, vediamo magari anche i preti, le suore, quindi i monaci. Quindi la strada per la verità non ha sentieri. Quindi quella che più senti, probabilmente anche per dirti a te, se magari non riesci ad andare in ipnosi, hai troppo controllo mentale, forse non è la strada per te, o forse se magari ti si ripresenta sempre questa occasione all'esterno, forse c'è ancora qualche blocco che non ti permette di lavorare in questo modo. Quindi devi un po' anche osservarti e vedere se è la tua strada o meno. Sì, allora tengo a specificare una cosa, cioè che l'ipnosi non è soltanto quello stato che vediamo nei film, cioè che ti dico segui la mia voce, tic, e cadi a terra, ok? Questa è una tipologia di ipnosi. L'ipnosi è suddivisa in cinque fasi. Quindi noi possiamo vivere una fase estrema di ipnosi, quindi la fase più alta, dove tu, che sei in uno stato alterato di coscienza, perdi totalmente il contatto con questa dimensione, dimentichi per un breve periodo di essere sdraiato in quel lettino, della mia voce, non ricordi quando ti svegli quello che mi hai detto e così via. Poi ci sono altri livelli di ipnosi, che sono anche quelli che ha fatto Filippo, anche se non la chiama ipnosi, dove tu vai in uno stato alterato di coscienza, vai a fare un lavoro toccando il tuo inconscio, pensiamo all'iceberg, ok? Quando io vado a fare uno stato ipnotico, uno stato alterato di coscienza, come vogliono che diciamo in Italia, io vado
sotto la punta dell'iceberg, ok? Ma se io ho tanto controllo, perché la mia mente non si fida? Non si fida del coach, non si fida del processo o non si fida di se stesso, perché potrebbero essere tre le motivazioni. Allora la mente resta ad osservare e quindi la parte cosciente razionale continua ad osservare di essere seduto su quella sedia, continua a sentire la voce del coach, continua a sentire le risposte che dà, nello stesso tempo è in uno stato alterato perché è stato guidato attraverso delle onde teta, attraverso un linguaggio ipnotico, è stato guidato in uno stato dove la sua parte profonda viene allo scoperto. E infatti, tante persone che lavorano in stati alterati di coscienza, pur svegliandosi e ricordandosi tutto quello che hanno fatto, anche Filippo lo può confermare in un processo di perdono che ha fatto. Senti proprio una trasmutazione che comunque è avvenuta, cioè comunque arrivi ad una comprensione. Poi invece ci sono delle persone che gli fai chiudere gli occhi, vanno in astrale in un'altra dimensione e wow! Perché? Perché non hanno una mente che controlla? Perché hanno un'energia molto femminile, da quello che ho visto. Dall'esperienza sono persone che si affidano totalmente sia al processo, sia al coach, sia a loro stesse e sono quelle persone che è importante che finiscano sempre in buone mani perché poi dall'altra parte, dall'altra prospettiva possiamo dire che sono quelle persone che sono più facilmente manipolabili. Ok? Probabilmente parlavamo della stessa cosa, cioè che anche lui, cioè tu hai detto che io in realtà intendevo un'ipnosi, quello stato in cui proprio non senti neanche più il corpo, mentre in realtà un piccolo stato di regressione l'avevo già vissuto nella pratica che abbiamo fatto di perdono. Probabilmente quello di cui sta parlando anche Mirko, che dice: non è, no, quello che ho provato io, Deborah, è leggera, percorrendo una scala verso il centro della Terra, ritrovandomi in un giardino, e mi è stato detto di descrivere cosa vedevo, ma io mi sentivo ancora sul lettino. Da primo. Ok, hai fatto anche la rima. Beh, intanto ti chiedo, era una meditazione guidata, cioè presa tipo da YouTube, o era una meditazione con una guida fisica, quindi con un coach? Perché è molto diverso, nel senso che se io faccio una meditazione su YouTube, ad esempio, e mi sento ancora sul lettino e non mi sento completamente sveglio e non sento che mi abbia fatto qualcosa. La meditazione continua a scorrere, finisce il tempo e la meditazione è finita. Mentre se sei guidato da un coach e in quel momento dici: Ok, adesso però io mi sento ancora troppo sveglio, mi sento ancora troppo qua, il coach ti guida per andare comunque a contatto col tuo inconscio. Quindi è questo che fa la differenza. Comunque, sì, ecco, dipende sempre un po' anche qual è lo scopo della regressione. Luca dice: Io ho scoperto di avere il femminile molto sviluppato. No, era una sessione di Informazioni, regressione sì, con un operatore. questo è più inerente. Ok. Ok, infatti ha rinunciato. Ok, posso chiederti perché volevi questa regressione? Quindi qual era lo scopo di questa regressione? E se poi ci hai lavorato con altri mezzi, con altri strumenti? Magari nel frattempo andiamo avanti parlando di cosa faremo, no? Nel percorso che Sì. abbiamo ideato per il mese di giugno, perché poi abbiamo detto che la prima settimana, quindi il primo martedì, parliamo di ferite emotive, processo di guarigione, e poi nel secondo abbiamo scritto comprendere le nostre credenze e ciò che ci limita. Quindi andremo a lavorare principalmente sulle credenze mentali, quindi sono costruito un po' per via di
dell'educazione, dei genitori, degli insegnanti, della cultura, dell'ambiente esterno, dei mass media, di tutto ciò che noi pensiamo riguardo alla vita, riguardo a noi stessi, riguardo al denaro, eccetera, eccetera. Quindi andare a capire perché io ho questo rapporto con gli altri, perché ho questo rapporto con le donne, con gli uomini, con il lavoro, con il denaro, eccetera, eccetera. E quindi andare un po'. Già il vederle, già il capirle, va un po' a levare l'energia, a levare la loro solidità, in modo che loro non vi comandino più e ci sia più spazio per nuove associazioni anche mentali, che siano più funzionali e più utili e non limitanti. Poi, vado Esatto. avanti. Sì, poi Abbiamo perdonare se stessi e i propri genitori. Beh, di questo ne abbiamo già parlato prima. Mi ero collegata già a questo prima. Sì, magari andremo leggermente più nella praticità di questo. Poi ci sarà Sì. una meditazione a cui io personalmente ci tengo molto. Sarà martedì 23 giugno. Ci sarà l'Ananda Mandala Chakra Meditation. In pratica è una meditazione che mi ha insegnato Deborah, però diciamo mi sono molto affezionato, se si può dire affezionato. E in pratica consiste in una meditazione abbastanza semplice apparentemente, è dinamica, ma non è molto dinamica, ovvero ci si sta seduti, principalmente con le gambe incrociate, e schiena dritta, ovviamente, occhi chiusi, e ci sarà una musica di sottofondo, una musica indiana, e una voce di un indiano, perché c'è solo un unico file che gira online di questo maestro indiano che con la sua voce fa 1-2-1-2 che è la vostra guida sul respiro. È una meditazione basata sul respiro in cui bisogna respirare con il diaframma, quindi non con i polmoni, ma con il diaframma, non si vede, però è la parte più giù dei polmoni, e aiuta a sbloccare i chakra. Quindi per ogni chakra ci sarà una sessione di respirazione di 2-3 minuti, in cui sforzando proprio il diaframma, solo con il naso respirando, andremo un po' a sbloccare quei blocchi che abbiamo, perché i traumi, i condizionamenti, tutte le ferite di cui abbiamo parlato prima vanno a finire proprio nella pancia, nel diaframma, perché è la pancia, simbolicamente, è la parte del corpo che digerisce. Quindi anche, diciamo, a livello emotivo, emozionale, i blocchi, i traumi vanno a finire qua. Quando uno sente che non ha il respiro bello profondo, molti di noi non respirano proprio a pieno. Perché? Perché se lo facessero, sentirebbero tutti i loro traumi come delle piccole spade, dei piccoli aghi infilati, e quindi fa male. Allora si proteggono da questo e iniziano a respirare solo a livello di polmoni. Ma non è una vera e propria respirazione. Infatti, quando andremo poi con la meditazione a sforzare, proprio sarà proprio uno sforzo del diaframma, sentirete proprio un'energia che vi sale quasi fino alla testa, e probabilmente a qualcuno può venire qualche ricordo di un trauma o qualche immagine, qualche pensiero, insomma, come anche potrebbe non venire, però sicuramente si libera un'energia, va ad aprire i chakra, a far sì che comunque comunicano meglio tra loro, e l'effetto è straordinario. Una volta che poi lo imparate grazie alla nostra guida, potete farlo anche da soli in casa, non c'è bisogno di nessuna guida a parte la prima volta, insomma. Esatto, Sì. sì, è una delle meditazioni più potenti, penso, che abbiamo sperimentato io e Filippo, ed è proprio importante il riuscire a farla per giorni consecutivi, perché ti rendi conto che mano a mano che la fai vai proprio a sbloccare delle energie. Quindi a volte capitava che magari eravamo nervosi, arrabbiati, avevamo delle tensioni in più, perché era come se andassimo a liberare quei traumi, quelle ferite che erano bloccati nella pancia, e quindi fuoriuscivano. Quindi assolutamente è un bel gran lavoro che andremo a fare.
Mentre Mirko dice, era legato ai condizionamenti limitanti del sentirsi sempre non all'altezza, come ti dicevo stamattina. È vero, Mirko, tu eri in diretta di stamattina. Grazie per essere qui anche Sì. Io stasera. me l'avevo già ricordato che si Ok. parlava del lavoro che non si sentiva all'altezza, sì. Ok, sì. Beh, sarebbe interessante il cercare di comprendere da dove nascono questi condizionamenti. Prova a iniziare ad osservarti tu, non c'è bisogno di fare una singola sessione adesso per iniziare a comunicare un po' con il tuo inconscio. Quindi inizia già a chiederti come mai non mi sento all'altezza? Quale parte di me non si sente all'altezza? O inizia a chiederti se qualcuno nella tua infanzia ti diceva che non era all'altezza, o te lo faceva percepire senza dirtelo, o se c'erano dinamiche all'interno dell'ambiente dove sei cresciuto, dove qualcuno faceva credere a qualcun altro che non era all'altezza, o dove c'era qualcuno all'interno del tuo nucleo familiare che non si sentiva all'altezza. Ecco, già nel momento in cui vai a comprendere tutto questo, puoi iniziare a capire i primi collegamenti. E Esatto, questa poi comprensione, appunto, tu che dicevi che la tua mente sta molto a controllare, probabilmente quella mente che sta molto a controllare è molto interessata a capire da dove nasce questo. Per quello dicevo il chiudere il cerchio e mettere insieme i tasselli del puzzle. alla fine il sentirsi all'altezza ovviamente è un'illusione. Sentirsi all'altezza di cosa alla fine? Cioè, se tu esisti, per l'esistenza tu sei all'altezza, quindi è anche un po' un gioco dell'ego di credersi di un certo livello, proprio perché deve farsi accettare magari da un padre che nel passato, sto facendo un esempio, non l'ha accettato come voleva, o come un vecchio datore di lavoro, o come degli amici, come insegnanti, insomma, qualsiasi cosa. Quindi bisogna anche proprio trattare l'ego, a me piace dire trattare l'ego come un bambino, quindi praticamente accettarlo e amarlo, perché altrimenti non puoi superare le sue dinamiche se non lo vedi veramente come un bambino che gioca, un bambino che gioca. È vero. Poi, se vogliamo andare avanti, nell'ultima sessione del 30 giugno, martedì, ci saranno pratiche di autosservazione a presenza nel quotidiano. Quindi piccoli Esatto, qui la esercizi che chiamiamo daremo. proprio. Vai, andiamo. Sì, lasceremo dei vari esercizi da svolgere poi a casa nel vostro quotidiano e appunto fatti i lavori precedenti, già avrete compreso tanti aspetti della vostra personalità, avrete già iniziato a entrare in quel ruolo di osservatore e avrete già iniziato a connettervi. A ricordare quello che siete. Quindi l'ultima sessione sarà proprio dedicata al mantenere quello stato, al far sì che quello stato di presenza possa continuare a esserci nel vostro quotidiano. Perché è importante che ci sia? Perché è l'unica via la presenza dello stare in uno stato di serenità interiore. Perché la nostra mente vuole sempre stare o nel passato o nel futuro. È che stando nel passato e nel futuro ci sono le emozioni, ci sono le paure e si è in una dimensione che in realtà non esiste. Quindi l'unico vero momento è il momento presente. Più noi stiamo in questo momento presente e più ci rendiamo conto che in questo momento può esistere, può esserci soltanto serenità e pace. Ed è proprio qui che vi vogliamo portare, che è un cammino e in realtà è già qui e ora. Semplicemente a volte abbiamo bisogno di fare un giro per poi arrivare qui e ora. Esatto. Bene, se avete altre domande potete ancora scrivere, altrimenti se volete vi posso leggere un tratto che ho letto poco fa,
questo pomeriggio di un libro di Osho che si chiama La mente che mente, dove lui fa dei commenti agli insegnamenti del Buddha. Vi leggo proprio un piccolo pezzettino, magari se volete chiudere gli occhi, vi rilassate un attimo, riuscite ad accogliere meglio questa lettura. Aspetto qualche altro secondo se c'è qualche commento, sembra di no. Allora, se volete, dato che siete in 12, diciamo in live adesso, potete rilassarvi, chiudere gli occhi come non. Vi leggo questo tratto che mi è piaciuto molto, dove Osho dice: I sutra del Buddha sono definiti Dhammapada, un nome che deve essere compreso. Dhamma ha molti significati. Indica la legge suprema, il logos. Con legge suprema si intende la legge che tiene insieme l'intero universo. È invisibile, è intangibile, ma è certo che esiste. In caso contrario, l'universo si frantumerebbe. Il famoso campo vibrazionale che si estende all'universo. Un universo così infinito e così vasto, che procede così dolcemente e in modo tanto armonico, è una prova sufficiente che deve esistere un flusso sotterraneo che collega ogni cosa, che unisce tutte le cose, che connette il tutto. Noi non siamo isole, è il più piccolo filo d'erba è collegato alla stella più grande. Nell'esistenza non c'è alcuna gerarchia, non c'è nulla di piccolo e nulla di grande. La stella più grande e il più piccolo filo d'erba esistono entrambi su un piano di uguaglianza. Ciò implica un altro significato di Dhamma, e questo significato è giustizia, uguaglianza. Il terzo è virtù. L'esistenza è assolutamente virtuosa. Anche se trovi qualcosa che non riesci a definire virtù, dipende solo dal tuo fraintendimento. Altrimenti, l'esistenza è assolutamente virtuosa. Qualsiasi cosa accada in questa esistenza, accade sempre nel modo giusto. Non accade mai nulla di sbagliato. Forse a te sembra sbagliato perché hai un'idea precisa di cosa sia il giusto. Ma quando guardi senza pregiudizio, nulla è sbagliato, tutto è giusto. La nascita è giusta, la morte è giusta, il bello è giusto, il brutto è giusto. Ma la nostra mente è ristretta. La nostra comprensione è limitata. Non siamo in grado di vedere il tutto. Vediamo sempre solo una piccola parte. Di fatto, noi guardiamo allo stesso modo, noi guardiamo l'esistenza. Diciamo che c'è che qualcosa è nel futuro, poi diventa presente e poi se ne va dal passato. Di fatto, il tempo è un'invenzione umana, è sempre qui e ora. L'esistenza non conosce passato né futuro, conosce solo il presente. Noi siamo seduti dietro al buco di una serratura e guardiamo da lì. Questa è la mente, è un buco di serratura. Mi fermo qui perché altrimenti vi leggerei tutto il libro, perché comunque non è dispiacevole leggerlo, però. Mi No, tenevo a far infatti. leggere questa piccola parte, molto bella, dove Osho spiega attraverso anche le sue comprensioni quello che è veramente la percezione del tutto, della perfezione dove nulla è sbagliato. Non ci sono vittime, non ci sono carnefici, non ci sono cose da superare,
ma c'è semplicemente un'esistenza infinita. E quindi, se noi siamo infiniti e in questo corpo siamo solo di passaggio, perché mettersi a discutere, no? Bene, se ci Bene. sono, se Siamo c'è qualche altra per domanda, sì, altrimenti possiamo esatto. dire che per chi è interessato possiamo vederci martedì prossimo e iniziamo con questo percorso nuovo. Siamo tutti spioni? Sicuramente Deborah sì. Perché nel senso che spiavate invece di avere gli occhi chiusi. Probabile. Paolo No, Rossi, io ciao sono Paolo. gli occhi davvero. Verso la fine ho visto come diceva, ma ha finito? Non ha finito? Così. Sì, perché non era una conclusione da The Hand. Quindi cercavo Sì. qualche frase che faceva la conclusione, ma Osho quando parla, parla, quindi. Sì, comunque magari vi mettiamo qua sotto anche il link di questo libro che ha letto Filippo, così se vi ha toccato, vi ha risuonato, ve lo potete prendere. Sì, prendete prima il nostro perché è molto bello, più bello di Perché Osho. ok, bene, Va sì, vi bene. lasceremo anche il nostro. Certo. Va bene, allora ci vediamo alla prossima, è stato molto bello. Sì, vi ringraziamo per aver partecipato, per essere stati qui. E qua sotto vi mettiamo appunto i link per il percorso di coaching collettive che faremo partire da martedì prossimo e durerà per tutti i martedì di giugno, quindi sono 5 martedì. Grazie a te Mirko, grazie a tutte le persone che hanno partecipato. Ci Ci vediamo alla prossima. vediamo online. Ciao. Un abbraccio. Ciao.